Poi con piacere che salutiamo il presidente nazionale della LUISP, Unione Italiana Sport per Tutti, Tiziano Pesce. Buonasera presidente. Buonasera Ruggeri, buonasera a tutti i radioascoltatori di Zona Cesarini e grazie dell'invito. Grazie a lei presidente, parliamo di una campagna nazionale di contrasto alla sedentarietà quanto mai opportuna in questo periodo di Covid, perché si sa che il Covid poi aggredisce anche di più le persone che non sono in uno stato fisico diciamo almeno buono e comunque insomma abbiano qualcosa a che fare anche con l'obesità. Adesso non vorrei assolutamente essere fare delle diagnosi inopportune, però sicuramente se si sta meglio è meglio per tutti, e questo è un progetto per la realizzazione di questa campagna che promuove soprattutto l'attività fisica, cercando di combattere la sedentarietà, presidente Pesce. Proprio così, dottor Ruggeri, anticipiamo questa sera alcuni dei contenuti che presenteremo giovedì a Palazzo d'Accursio a Bologna, in occasione della conferenza stampa nazionale di lancio appunto di questa campagna nazionale, che vuole essere prima di tutto una campagna di comunicazione, di sensibilizzazione e di fatto, come anticipava, di promozione dell'attività fisica e sportiva proprio come contrasto alla sedentarietà, che sappiamo essere un gravissimo fattore di rischio per la salute, e di promozione quindi della cultura del movimento. Pillole di movimento è il progetto, sostenuto e finanziato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vedrà protagonista a partire dalle prossime settimane in oltre 30 città, aree urbane del nostro paese, con il coinvolgimento di altrettanti comitati territoriali WISP, quindi della nostra grande rete associativa nazionale, che andranno poi a coinvolgere oltre 220 comuni e quasi 400 tra associazioni e società sportive del territorio, con una grandissima e importantissima alleanza, quella con le farmacie, perché queste pillole di movimento si troveranno in farmacia, non si acquisteranno, saranno totalmente gratuite. Abbiamo voluto imitare proprio la scatoletta del classico farmaco da banco. Distribuiremo in tutte queste realtà del nostro paese ben 480.000 scatole. All'interno le persone che quindi si potranno recare in farmacia per prendere queste scatolette troveranno un bugiardino molto particolare, speciale potremmo dire, un bugiardino che darà indicazioni, appunto messaggi sui benefici dell'attività fisica, ma che poi darà tutta una serie di recapiti da contattare per poter usufruire di un mese di attività gratuita sportiva, fisica, per tutti veramente. Abbiamo sentito con attenzione le parole del presidente nazionale UISP Tiziano Pesce. Praticamente in queste scatolette, simili a quelle che possiamo acquistare in farmacia per quanto riguarda i farmaci, ci sono delle cose che però sono molto interessanti. Si può permettere di scegliere tra una rosa di oltre 1200 attività sportive e motorie promosse in tutta Italia. Questo per sensibilizzare, per incuriosire chi va a pescare in queste pillole. Però ecco, poi bisogna vedere se poi il cittadino attua queste cose, se si alza dal divano e in realtà riesce a muoversi, perché noi siamo un popolo che segue molto lo sport, presidente Tiziano Pesce, però lo facciamo un po' poco. Assolutamente, proprio così, siamo un paese molto sedentario, un paese che quindi ha alti indici anche di sovrappeso ed anche di malattie che sono abbastanza facilmente anche prevenibili con l'attività fisica e l'attività sportiva. Pensiamo a tutte quelle malattie non trasmissibili come le malattie cardiache, il diabete, ma anche neoplasie come il cancro al seno, al colon. Serve mettere in moto gli italiani, gli sportivi, quelli che magari appunto seguono lo sport solo dal divano, e seguire con attenzione anche quelle che sono le importanti raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 150 minuti, lo ricordiamo, di attività di moderata intensità alla settimana per gli adulti e almeno 60 minuti al giorno, quindi di attività quotidiana
di intensità, diciamo, da moderata a vigorosa per gli adolescenti. Pensiamo, seguendo queste raccomandazioni, il dato scientifico dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dimostrato appunto che se le persone fossero più attive, ogni anno nel mondo si eviterebbero più di 5 milioni di morti. Eh sì, su questo siamo d'accordo tutti, e ripeto, soprattutto in questo periodo è importantissimo quello che sta dicendo il presidente nazionale dell'UISP Tiziano Pesce, perché l'attività è vitale, cerchiamo di farla, anche delle lunghe camminate che non siano magari anche lunghissime, però l'importante è muoversi soprattutto in questo periodo. E poi ci sono anche, insomma, degli interventi, ecco, per quanto riguarda questa conferenza stampa nazionale che si terrà il 13 gennaio alle 11 a Bologna, Presidente. Sì, assolutamente, avremo tante amiche, tanti amici dello sport sociale, dello sport per tutti, avremo ovviamente rappresentanti delle reti delle farmacie, ma anche tante istituzioni, a partire dal capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Michele Sciscioli, ma avremo il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e saremo a Bologna proprio per ringraziare la realtà del territorio bolognese, ringraziare il nostro comitato UISP, perché proprio da Bologna nel 2011 partì questa prima sperimentazione di pillole di movimento che, grazie appunto al sostegno del Dipartimento per lo Sport, diventa oggi un progetto nazionale. E poi con grande piacere avremo con noi come testimonial della campagna Lodo Guenzi, testimonial appunto del progetto, cantante leader del gruppo musicale Lo Stato Sociale, che tutti noi conosciamo, un professionista tutto tondo, un artista tutto tondo, un volto noto, giovane, che sa parlare a tutte le generazioni. Soprattutto c'è bisogno di passare, di trasferire questi messaggi ai più giovani. L'obiettivo, come dicevamo poco fa, è proprio quello, diciamo, l'obiettivo, la sfida, ecco, la vorrei definire così, è quella di aumentare appunto il numero di persone che praticano attività fisica, attività sportiva. Anticipava prima Ruggeri di questo grandissimo ventaglio di opportunità, perché ci saranno veramente opportunità per tutti, a misura di ciascuno, per tutte le età, dalle attività più tradizionali in palestra, alle discipline orientali, alle attività all'aperto, alle attività in acqua, quindi non solo ce n'è per tutti, attività ce n'è in palestra, per tutti, ma anche attività in piscina. Assolutamente, come è l'UISP. Pillole di movimento, il 13 gennaio, giovedì 13 gennaio, la presentazione del progetto, ce ne ha parlato il presidente nazionale dell'UISP, Tiziano Pesce. Grazie, Presidente, e in bocca al lupo per questa nobile iniziativa.